alzi la mano chi oltre a me su questo pianeta deve ancora finire di giocare e o finire di vedere come va avanti questo gioco. Alla fine di questo video potrò anch'io tenere bassa questa mano, ma per il momento resto ancora l'ultimo uomo sulla faccia della Terra che ancora non ha completato del tutto Five Nights at Fottuto Freddy's Security Breach. Ho ancora dei finali da sbloccare, lo devo a me stesso perché non mi piace tenere cose in sospeso, lo devo a chi mi ha giftato il gioco e lo devo anche a quei vicini di casa che nei commenti mi andavano a scrivere come sbloccare i vari finali cercando di aiutarmi, senza spoilerare ovviamente troppo. E qui abbiamo il primo. Riguarda appunto questo cabinato, Princess Quest. A prima vista sembra molto simile a uno di quei giochini pixellosi che mettevano anche nei vecchi FNAF e servivano per raccontare un po' di lore, no? Mettere un po' di mistero nel gioco, intanto che morivi 800.000 volte nel corso delle notti. Beh, è carino comunque, è carino. Quei cosi sono un po' meno carini, delle teste di coniglio fluttuanti, vabbè. Dobbiamo accendere le torce e accendere le torce aprirà le varie porte, ma... Una piccola chiave dovrà aprire qualcosa. Beh, giustamente è quello che fanno le chiavi. Si sono evoluti. Cazzo. Ok, era un po' inaspettata come Ma non è giusto, loro passano anche attraverso le buche. Ok, c'è un ordine preciso da seguire. Questo. Easy. Una chiave stramba. Chissà cosa apre. Nice. Ce l'ho fatta? Sarò solo io? Mi ha ricordato un po' Undertale, non so, l'ultima parte con i glitch vari mi ha ricordato Gaster. Comunque, Freddy, ce ne restano due e so già dove andare a trovare il secondo Princess Quest. Senza musica, just vibing. Ma cosa ci sarà in questo vapore che viene sparato... dal nulla. Ma scusate, durante la nostra fuga da questo posto non era stato distrutto tutto? Come per magia è tutto in ordine, è tutto a posto. Posso ammazzarti? No. Peccato. What? Ah, vita! Ah! Congratulazioni, la tua missione è compiuta. È ora di dormire? In che senso? Definisci dormire, perché non è proprio un posto accogliente. Cosa? Sono certo, ragazzi, che questa mini trama di Princess Quest verrà chiarita quando giocheremo al terzo cabinato nel nascondiglio di Vanni. Sicuro verrà spiegato tutto lì, vero? No, non è che le cose diventeranno ancora più confuse, ancora più strane. No, verrà spiegato tutto, sarà tutto chiaro una volta che avremo giocato anche a quello. Ma prima andiamo a salvare. Later. Vanni ci sta inseguendo, ma la nostra priorità è giocare ai videogames, ragazzi.
Gregory True Gamer. Abbiamo un'assassina vestita da coniglio che ci vuole ammazzare. No, prima devo giocare a Princess Quest 3. Era una sorta di simulazione l'ambiente fantasy di prima. Eravamo in una sorta di Sword Art Online. Questa è la realtà. La brutta e fetida realtà. Lo scrigno degli inferi, che è? Ok. Scrigno degli inferi, cattivo. Ricevuto. Non mi sembra per niente una porta, ma va bene, come dici tu, gioco. Ciao, Chica. Sono i mostri più pericolosi di questo minigioco, quelli. Per cambiare il verso del... Ok. Quindi ora torno qua. Cazzo! No. Il gioco mi ha graziato! Mi ha fatto spawnare in un punto che non c'è stato più bisogno di fare il puzzle in stile nascondiglio del Team Rocket con il pavimento che si muove. Bam! Qualcosa non va? E te ne accorgi solo ora? Labirinto e c'è Foxy qua dentro. Posso prendermi... No! No, 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 no! Non buggarti! Anziché delle chiavi, abbiamo raccolto dei veri e propri incubi. E ora? Ah! Lo scrigno degli inferi. Ovviamente. Cos'è questo suono? Cosa sono questi suoni di glitch che sento? Cosa? Cosa? No, non è che le cose diventeranno ancora più confuse, ancora più strane. No, no, no. Ce l'ho fatta! Finale segreto. Errore. Attenzione. Sto Princess Quest ha dei poteri sovrannaturali. Completandolo si disattiva tutto e Vanessa capisce che forse non è poi così una bella cosa uccidere bambini. C'è Vanessa ad aspettarci l'uscita. Che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Scena post-credit come gli altri ending? Anche qui mi ha ricordato Undertale il finale, quando escono dal sottosuolo e guardano il sole all'orizzonte, un momento molto pacifico, molto, molto carino. Potrà anche essere non canonico come finale, ragazzi, ma rimane comunque il fatto che c'è qualcosa di strano in Vanessa. O soffre di gravissimi disturbi della personalità multipla, oppure... Lavaggio del cervello? Sono le uniche opzioni che mi vengono in mente. Qualcuno la stava manipolando. Qualcuno o qualcosa. Perché con Five Nights at Freddy's non si può mai sapere. Le mie sono solo supposizioni, non so un cazzo e non voglio azzardare per il momento teorie varie. Comunque, ennesimo finale di questo gioco sbloccato. Il prossimo che andremo a vedere, a quanto pare, è un po' complicato. Da quello che ho capito... Bisogna raccogliere tutti i pupazzi dorati che si trovano in giro, quelli i collezionabili, insomma. E in più c'entra qualcosa la Fazcam. Bisogna scattare delle foto a dei cartonati che si trovano in giro nel Pizzaplex. Come quello laggiù, per esempio. Perché devono essere cartonati specifici, ragazzi, mica a caso. Allora, se li scatto una foto... Su questo funziona? No. Come ho detto, sono dei cartonati specifici. Se non ricordo male, ce n'era uno da queste parti. Cioè, adesso spiegami come uno ci può arrivare da solo, senza andare a cercare. Magari c'è scritto in qualche nota, in una delle 800.000 che ho raccolto e che non avevo voglia di leggere. Può darsi, però...
tutto ciò ci serve per il finale, ci serve per sbloccare in realtà una porta segreta che si trova dietro un poster qui nel teatro del daycare. Oddio, in effetti... stanza segreta, ma davvero? Ma qua è da dove si lanciava quel figlio di puttana di sole a inizio gioco. Ma mi serve effettivamente a qualcosa essere qua? Se... Raccogli! Raccogli, dove? Qui, se vi ricordate, ci siamo già stati. Devo andare di qua, se non sbaglio. Quella è la porta che ci condurrà al prossimo finale del gioco da sbloccare. Di nuovo, non so se c'è un indizio scritto in una delle tante note che abbiamo raccolto da qualche parte, però... Come può sapere uno che deve andare per forza verso quella porta lì dopo aver raccolto tutti i bambolotti dorati? Gregory, you have a choice to make. Che succede, Freddy? Sei in crisi? È ora di porre fine a tutto questo. Attenzione, Freddy piromane. Freddy, improvvisamente, ispettore gadget, tira fuori... Oddio... Freddy, e che cazzo? Potevi almeno aspettare che uscivo e mi mettevo in salvo. Gotcha, bitch! Stop right there, criminal scum! Freddy! Ma non c'era bisogno. Addio, Gregor. Ma non c'era bisogno, ma perché? Ma bastava tenerla ferma. Oh, che shock! Che scoperta! Che rivelazione! No, mi fa morire che alcuni di questi ending si concludono nella maniera più tragica possibile. E poi parte la musichetta allegra. Ma? È ancora viva? Dopo essere caduta giù da 8 piani di edificio? No, non è possibile che secondo questo ending Vanessa è ancora viva. Perché Vanni era Vanessa. A meno che non abbia una sorella gemella. Moments later. Siamo qui per sbloccare l'ultimo finale che ci rimane da vedere insieme di questo gioco. Let's go! Ora arriviamo alla parte davvero interessante di questo video, signori. Ma com'è che c'è tutta questa roba sotto una pizzeria? Cioè, è veramente il laboratorio segreto dell'Umbrella, cioè, qua sotto. Perfetto. Perfetto, qua si è aperto. Addio. Addio un cazzo, addio un cazzo. Ok, addio per davvero allora. Una pizzeria sotto la pizzeria? Wow, non sono per niente sorpreso. Non perché l'avevo già presupposto in un video precedente. Anche per quello. Ma 50% anche perché nel menu di gioco mi ha spoilerato la cosa. Sento dei rumori strani provenire da qua sotto. Freddy, andiamo insieme, ti va? Cos'è cosa? Sì, in questo posto marcio ci sei già stato? Cosa sta succedendo? Cos'era quell'ammasso di animatronics? No, che ca...
Ma davvero? Boss finale? What was that? Are you okay? No! Sta cercando di prendere il controllo. Che è, Babidi? Sta per comparire la M di minchione sulla fronte di Freddy. Tutto ok, Freddy? Sono riuscito a fermare il controllo mentale? E ora Spring Trap, sempre che si chiami così in questo caso. Da dove? Chica? No, 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 l'alligatore no, vaffanculo. Vaffanculo, Monty. Anche senza gambe rimane comunque uno dei più pericolosi. No! Freddy, traditore! Oh, merda! Bastava aspettare un pochettino. Wow. Come farmi capire che questo è il true ending senza dirmi che è il true ending? Una cutscene. Tutti gli altri ending erano fatti a mo' di fumetto, questa è una vera e propria cutscene. William Afton, praticamente, è lui. Abbiamo affrontato Afton e abbiamo dato fuoco a tutto. Finale piromane 2.0. Stavolta senza Vanni, ma Freddy quantomeno ha un corpo. Sarà difficile ricaricarlo, doverlo ricaricare ogni cazzo di ora, ma hey. Ok, leggendo due robe nella wiki, a quanto pare il locale che abbiamo visto sottoterra era il Freddy Fazbear Pizza Place, locale in cui si svolgono gli eventi di Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Se non sbaglio, ci avevo fatto un video tanto tempo fa. Questo Freddy Fazbear Pizza Place è sprofondato nel terreno durante gli eventi di uno scorso gioco. Comunque, abbiamo completato Security Breach. Questo era l'ultimo ending che c'era da vedere. Li abbiamo sbloccati tutti e sei. Ci sarebbe anche questa piccola parentesi da dedicare ai CD retro che è possibile trovare in giro, visibili solo grazie agli occhi di Roxy. A quanto pare bisogna andare verso questo nascondiglio segreto, questa stanza che è una reference a Sister Location. Exotic Butters. Da lì puoi ascoltarti gli audio contenuti in questi CD e sono letteralmente le sedute dello psichiatra di Vanessa. Hello Vanessa, how are you feeling today? Però non ci starò a fare un altro video, ragazzi. Scoprirò da me, offline, di che si tratta. Se è vero che dovrà uscire un DLC di Security Breach, potremmo tornare in futuro su questa serie, sperando anche che il gioco venga ottimizzato meglio. Perché con un PC nuovissimo, CPU nuova, GPU una delle ultime uscite, il gioco ha comunque problemi. Ogni tanto laghicchia, ogni tanto ha difficoltà a caricare certe zone del Pizzaplex. Nel tempo hanno migliorato di gran lunga le cose e al momento bene ma non benissimo, si può fare ancora qualcosa in più. In ogni caso il gioco è stato divertente, così come è stato divertente portarvi questa serie sul canale. Per quanto riguarda quest'ultimo episodio di Five Nights at Freddy's Security Breach, ditemi che ne pensate lasciando un commento e un like. Io vi saluto, arrivederci Freddy, arrivederci Mega Pizzaplex, alla prossima, ci vediamo nel prossimo video. Stay big!